Italia. Ehi, camera da letto. Mamma mia. Io sto qua a dormire. C'è un'arietta paradisiaca stupenda. Ma sta anche sulle balle stare tipo davanti in spiaggia. Diciamo riposarsi, no? Però, vuoi mettere? Dormire, ronzegare nel proprio letto è diverso. Con questa vista qua è diverso. Oddio, finimi, amica. Ma svegliati, credo, dei pescatori. C'erano questi tre tipi su sta barchetta piccola, remi strana, tipo canoa, ma erano in piedi. Ma sai, robe sue, robe tipiche che gli ha qua. E tipo uno remava, uno guardava su dentro in acqua, non si capiva, e parlavano fra loro tipo a clabla, a clablo. Sì, erano egiziani qua, così greci, però e parlava tutte io clabla flo, alla pla, alla, alla, e dopo scattaravano in acqua, ma fa parte della loro lingua. Questo giardino qua mi ci vorrebbe. Da me, diciamo, in Veneto, perché poi verrà anche frainteso quello che io dico, no? Che preferisco di gran lunga vivere in Veneto che vivere qua. Cioè, non è certo per questa spiaggetta, cioè avercela te in Veneto, sta spiaggetta deserta, strafiga, con l'acqua trasparente, dove puoi parcheggiare in riva al mare e rubinetto dell'acqua, grazie al cazzo. Io mi riferisco alla mentalità delle persone, mi riferisco alla povertà, mi riferisco ai posti di lavoro, quindi capisci cosa intendo che voglio vivere in Veneto. Se invece l'avevi capita come solo una questione, diciamo, di panorama, no? Di spiaggia, allora grazie al cazzo. Questa, confronto a Jesolo o Bibione, siamo no 100 a 1, 1 miliardo a 1, perché lì è tutto un multare, un rompere i coglioni, mille divieti di tutti i tipi, e comunque la spiaggia fa schifo, l'acqua fa schifo, e qua giustamente c'è il paradiso terrestre e soprattutto nessuno che ti svanga le palle. Dopo tu, diciamo, ti comporti di conseguenza, insomma, non lasci sporco, ti porti via tutte, anche la più minima cartaccia, anche il minimo scontrino, tutto quanto, lasci pulito così come hai trovato, e ti viene anche automatico, no? Voglio dire. Oh signore, e allora con virilità rimossa e ancora barcollante, virilità rimossa sarei a barba. Mi azzardo a fare visto che la porta è chiusa e posso fare la scenetta, dove abito oggi. Sbam, non c'è proprio abbastanza forza. Sbam, H. Che ho la che arriva? Una 600, cosa fai qua in mezzo ai campi? H. L'avevo detto H. Sì, però non ho fatto sbam. Vabbè, dai, perché sono sbam, mi butto anche giù a parete da casa. In Italia mi dicono che stia diluviando da giorni e che ci sia un freddo invernale. Ti dirò. No, in effetti anche qui l'acqua è troppo fredda per fare il bagno, quindi niente bagnetto stamattina. Ma una stella marina morta. Come hai visto l'altro giorno, nella spiaggetta qua che ti ho puntinato, incredibilmente c'è anche il rubinetto dell'acqua, cioè di lusso proprio. Qua ci fai tranquillo una settimana se vuoi. Sì, io sto qua all'ombra che sto bene. Sono quasi riserva di acqua, no? Però stavo pensando, no, mi piace vivere all'avventura. Dopo, quando partiamo, credo nel pomeriggio, vediamo. Volevo andare via leggero, no? A me piace andare via leggero. Già ho il pienazzo di gasolio, perché in Macedonia era meno di un euro al litro, ovvio che ho fatto il pieno, no? E quindi niente, andiamo via così e poi andrò alla ricerca di un altro distributore, di un altro rubinetto o qualcosa, no? È più bello così. Ah, sempre in questa puntina che ti ho fatto c'hai anche un ristorante, credo qualcosa, ma forse è chiuso perché Giovanni, che è andato a bersi il cappuccino, è tornato troppo presto. Aspetta che vediamo. Era aperto o chiuso? È aperto, ma mi ha detto soltanto il Greek Coffee, che ha soltanto il caffè greco, basta. Buono il caffè greco, cazzo. E tu hai rinunciato... Là col codice scritto. E tu hai rinunciato a una cosa così tipica? No, effettivamente. Minchia, vengo sempre scuro nei video, guarda che roba! Cazzo!
non so. Porca troia, sono marocchini del mio, ecco, già meglio così. No, andiamo avanti, dai. Qua è già da 2 giorni che siamo qua, andiamo a vedere un'altra spiaggetta che più che altro è in un'isola, no? E quest'isola è un po' come Krk, per intenderci, in Croazia, è collegata da una strada, quindi in quella stradina si vedrà il mare a sinistra e a destra. Guarda che faccia da sonno che concorre. Prima mattina! Vabbè, un ragazzo, dai, scaldiamo i motori con calma e andiamo. E ripartiamo Italia! Throw on your 40s and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, boat. Memo fauna, ci sono le volpi anche in Grecia, ne ho appena trovata una morta sulla strada. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Allora Italia, oggi non abito ma ristoro e basta, quindi dove ristoro oggi? Non nel camper di Giovanni, ma aspetta perché sono messo sbagliato. Tac, nella torre bizantina. Ultimo giro di boa, diciamo, dopo torniamo verso nord. E il vicino di oggi, però vedi, lui ha dovuto parcheggiare in orizzontale, questo è quello che dico sempre dei camper troppo grandi che non vanno bene per me. Noi, vedi, tac, parcheggiamo come le auto, se non ci fosse stato posto lui se l'attaccava al cazzo e non guardava la torre bizantina. Poi Giovanni precisa invece che è stronzo perché poteva parcheggiare a fianco di quello lì, vero anche quello, però insomma. Che non riesco a capire dalla Serbia fin qua è la gente che bagna la strada, cioè non è sporca, capisci? È strano, io non understand. Eccoci arrivati alla famosa torre bizantina, a me mi vedi sempre in controluce, sì che il sole ce l'ho di là, e se è strano? Boh, no, ecco, c'era l'ombra degli alberi, no? Vedi quante cose che si imparano sulle puntine del mondo. Guarda, siccome non so niente di questa torre, no? Facciamo così, mi informerò, diciamo, quando sarò alla base, che avrò connessione internet, quando monterò il video, ovviamente. E quindi adesso ciucciati la musichetta per far sì che le immagini scorrono, no? E io ho il tempo per dire le cose col microfono. Ah, siamo a Cassandra. Sì, nel monte qui la toppa locale lascia un po' a desiderare.
Mamma mia ragazzo, singano quel discorso che beve tanto, che fa tanta plin plin, cioè se pissa addosso del continuo, no? Per fortuna che ho il camper dietro, perché sennò mi veniva tipo do mutui de bar. Cassandra, Cassandra e dintorni, mi ricorda quello di coso là, dai, cos'era, quello di regalità a corte, là, cos'è, bellissimo, quello di My Dear Gold, sensualità a corte. Ok, mi ero fermato al distributore per far gas, ho detto ma sì, buttiamo un 10 euro per sicurezza, già che siamo qua. E il tipo già mi ha fatto no, 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 ma gli ho detto, calma, tipo, guarda che io ho il bombolo Naus, ha detto, ah, ok, ok. Mentre Giovanni se l'attacca il cazzo, adesso vediamo Giovanni come sarà per il gas, magari, boh, in Albania, adesso vediamo. Bambini in centro strada, in contromano, cioè, non lo so, veramente. Cioè, roba da matti. Bambini, già stanchi della vita così, eh? Così giovani. Niente, io odio Google Maps, strada chiusa. Porca puttana. Sì, me carico tutte. Show belli, mattina, sì. Autostop fino ad Atene, Atene vanno quelli, hai capito? Allora, da quello che ho capito, qui in Grecia ci si sposta per la maggior parte in queste autostrade gratuite. Noi ne abbiamo pagata solo un prezzo quando siamo arrivati, ma il resto sono tutte gratuite, no? Poi ci sono tantissime uscite, per ogni uscita addirittura può esserci solo il distributore, solo l'alimentari, hai capito? Oppure il borghetto, il paesino, eccetera, eccetera. Anche perché volendo fare strada normale non avrebbe senso, perché sono strade veramente prese con le bombe o comunque molto particolari, molto ripide, con tante curve, tanto traffico, cioè non vale assolutamente la pena. 1,3 il gasolio in Grecia, adesso, cos'è? Fine aprile 2019, e da noi è 1,5 tipo, Macedonia meno di un euro. Ovvio, io ho fatto il piano l'acqua. Cioè, è brutto dire che ho perso il conto di quanti cani morti ho trovato in giro per strada, però sicuro più di 100, e più di 200 non lo so. Grecia, strade della Grecia. Minchia, guarda questa, dove cacchio va? Pazzita. Ma che roba, è infinita sta strada, eh? Tu dici, perché non l'hai catata su? Ma al giorno d'oggi catta su la gente, non so quanto intelligente sia, eh? Vedi, dopo 500.000 milioni di miliardi di chilometri di strada praticamente sempre uguale, all'essere umano vengono su i dubbi, no? Amletici della vita. E tra questi dubbi c'è, ma perché si dice che una rondine non fa primavera quando alla fine io le vedo sempre a primavera? Cioè, hai pecore, sei uno di capo, c'erano le pecore. E la seconda cosa, ma quei microchip che mettono agli orsi, agli squali, no? Col GPS, ma è a batteria? Cioè, il GPS ciuccia un casino, come fanno ad andare avanti? Cioè, seguono tutti gli spostamenti nell'oceano, eccetera. Come cazzo fanno a durare di batteria? Cioè, quello che non capisco. Pausa gelatino, non ho capito. Della Grecia, Grecia inteso come paesini, mi piace il fatto che trovi tipo, non so, la baracchetta del gelato, tac, buttila in parte, guarda qua, e tutti i parcheggi, tutti liberi, che cazzo, così si fa. Qua Smart Verde. Cioè, del motorino che supera il trattore nel marciapiede ne vogliamo parlare. E qua, cos'è, il caprice, guarda capre, ciao capre, saluto il capo. Spese gasolio fino ad ora, con tutte le deviazioni e tutto quanto, perché non abbiamo deviato poco per visitare i posti fighi, allora io direi adesso siamo a 150 euro con allungato.
fatto con l'olio di semi e ho il pieno, quindi secondo me tutto il giro completo con ritorno per l'Albania, Montenegro eccetera, 250 euro come spesa. Ovviamente tipo adesso sono i 60 all'ora per capirci, in discesa non accelero eccetera eccetera. Cos'è? Guarda che roba, i nostri cimeli! Eh sì, ho come la vaga impressione che bisogna rampegarsi sulla... va bene, dai! Bello, 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 ripido come un caimano, diciamo che sta andando su in quarta. Minchia, oh, è che sembra dritta, no? L'effetto autostrada, no? In realtà, porca troia! Che colori, ragazzo, i colori! È che ho anche la fotocamera che punta un po' in basso, non posso alzarla perché è fissa. Cazzo, che salitazza estrema che abbiamo fatto! Dove cacchio siamo? Nel Monte Olimpo, porca troia! Sì, modo di dire, so che non siamo nel Monte Olimpo. È la tipa, no? La cassiera là dell'autostrada e mi ha fatto pagare 6 euro, tutti e due. Ma io gli ho detto, no, perché se superi 2,70 m di altezza paghi 6 euro anziché 2 qualcosa. Gli ho detto, male che io sono 2,70, cazzo! Sì, non è vero, sono 2,80, però, insomma, dai, ma di eseschei! Maremma maiale, eravamo proprio sopra quelle montagne alte alte che si vedevano, porca troia. Ed ora ragazzo, la pianura. Oh, buongiorno pianura. Buongiorno. Buongiorno, sei mancata. Sì ragazzo, siamo ancora in Grecia. Lunghetta. Adesso ci fermiamo per strada in una città che non mi ricordo il nome, dopo te lo dico.